Quando Drago ha ereditato i poteri del globo sacro, ho pensato che fosse una benedizione, ma mi sono sbagliato, perché Drago non riesce a controllare la sua energia. Non solo, entrambi abbiamo delle visioni di uno strano uomo mascherato chiamato Megmel e del suo Bakugan Razenoid. Inoltre, i team di Anubias e di Cellon stanno cercando di conquistare l'interspazio Bakugan. Per fortuna, possiamo contare su Marucho e Sean, così abbiamo ancora la possibilità di riprendere il controllo e scacciare per sempre Megmel. Ora cosa farai? Ti trovi in un mare di guai. Hai le spalle al muro, cerca di tenerlo. Questa è la resistenza, un gioco di potenza. Ancora a lungo, Ren! Devi resistere, Lynald! Se li lasciamo passare, la capitale andrà in mano loro! Aranaut! Nemmeno noi siamo in grado di contrastarli! I combattenti Bakugan in, la porta è sbloccata! Riteniamo che se i Bakugan Chaos riusciranno a conquistare Gundalia, il loro obiettivo successivo sarà Nitya. Noi dobbiamo avere fiducia nei combattenti. Non dimentichiamoci che sono stati scelti direttamente dal Globo Sacro. Mi auguro proprio che siano all'altezza anche di questo grave compito. Incredibile! Siamo rimasti separati dagli altri. Dobbiamo fare attenzione. Chissà che trappole potremo trovare. È vero. Questo posto è troppo affollato per i miei gusti. È meglio che usciamo alla svelta. Mi chiedo che cosa farebbero Sean e Marucho. Direbbero di fermarmi, non credi? Lascia perdere, Dan. Non è bene parlarne adesso. Lasciate fare a me. Eh? È arrivato il momento, Drago. Carta abilità, attivazione! Vampata del dragone! I miei complimenti, Dan. Sei riuscito a fermarli senza combattere. E tu come lo sapevi? Sai una cosa, Rafe? Non sono il primo sprovveduto che passa, un po' di talento ce l'ho. Accidenti, sono dappertutto! Non riusciremo mai a liberarcene! Allora dovremo affrontarli tutti! Ben detto! Cavoli, vorrei che Dan fosse qui con noi! Bakugan Chaos di questa zona dovrebbero essere sistemati. Certo, ma ce ne sono ancora una marea che si stanno dirigendo verso la capitale. L'unico modo per fermarli è annientare Megmel e Razenoid. Sono d'accordo. Lo so che è qui. Lo sento. Ne sono certo. Andiamo, Dan. Sarò sempre con te a combattere. Giusto. No, ragazzi, mi dispiace. Non questa volta. Perché no? È vero. Che problemi ci sono ora? Voi non capite. Io e Drago ci siamo allenati per questo. Megmel ha detto di volere la porta e la chiave che noi due possediamo. Questa è la ragione per cui ha iniziato la guerra e non si fermerà finché non saranno sue. Ma che cosa sono? Non lo sappiamo nemmeno noi, ma dobbiamo fermarlo prima che le ottenga, qualunque cosa siano. Andare da soli sarebbe troppo rischioso. E se poi cadeste di nuovo in un'altra trappola? Questo non ha impedito a te e a Paige di provarci. Non ricordi che cosa avete fatto? Sì, è vero, ma voi... Voi siete venuti a fermarci. Ovvio. Sapevate che due persone da sole non ce l'avrebbero fatta contro Megmel e ci avete impedito di sbagliare. E ora noi lo impediamo a voi. Ti capisco. È diverso. Pensaci, Dan. Che cosa direbbero Marucho e Sean se fossero qui? Direbbero la stessa cosa. Non devi farlo, Dan. Smettila di fare l'eroe in ogni occasione. Credo di aver sbagliato. Io pensavo che volessero soltanto prendere il mio posto da leader, ma in realtà erano sinceramente preoccupati per me. Cavoli, mi sono proprio comportato da stupido. Non è così, Dan. Adesso mi è tutto chiaro. Fate qualcosa, ragazzi! Questo scudo non reggerà ancora per molto tempo! Devi resistere, Tristan! Non possiamo permettergli di sconfiggerci! Quel furio, dobbiamo fermare questi guastafeste adesso! Nessuna pietà, d'accordo? Almeno non oggi. Ricevuto! Bakugan, combatti!
Tutto bene, ragazzi? Adesso sì, amico mio. Forza, tocca a te, Telian! Colpo del suono nascente! Dan e Drago sono andati a cercare Megmel da soli. Sì. No, ma non è possibile. Quanto sono testardi quei due insieme? Dan è arrabbiato. Ora che sono io il nuovo leader dei combattenti Bakugan, farebbe qualsiasi cosa per mettere in discussione la mia autorità davanti agli altri. Questo non è vero. Lui ti rispetta, Marucho. E molto anche. Devi andare a cercare gli altri mentre noi vi precediamo. Avremo bisogno dell'aiuto di Marucho. D'accordo, Dan. Andiamo ora, Drago. Pronto! Via! Ha detto che gli sarebbe servito l'aiuto di Marucho. Sei sicuro di quello che dici? Certo. È molto strano. Forse è andato fuori di testa. No, io non credo. Significa soltanto che sta crescendo. Allora questo vuol dire che gli aiuteremo. Ho capito bene, Marucho? Sì. Inoltre ha anche detto che quell'essere chiamato Megmel sta cercando una chiave e una porta che ritiene siano in possesso di Dan e Drago. Cosa? Una porta e una chiave? Spiegati, sono confusa. Ehi, aspettate un attimo. Il potere della porta e della chiave. Adesso ricordo. Quella frase mi suonava molto familiare. È là davanti a noi. Sì, ne sono abbastanza sicuro. Megmel. C'è anche Razenoid. Potresti ginocchiarti davanti a me, Dan. Forse questi arroganti sono venuti per combattere. Siamo venuti a cercare risposte. Devi spiegarci che cosa sono la porta e la chiave. La chiave, mio caro ragazzo, è il codice di attivazione che ha subito una mutazione dopo essere entrato in contatto con Codice. Credi che stia mentendo, Drago? Che può dirlo? E la porta è il DNA Bakugan originale, anch'esso mutato da Codice. Io e Razenoid abbiamo la nostra chiave e la nostra porta, ma sono, come posso dire, incomplete. Tuttavia hanno la stessa identica origine delle vostre. Il che spiega la natura del nostro legame speciale. Presto però, quel legame sarà spezzato. Prenderemo la vostra chiave e la vostra porta e torneremo completi. Quando questo accadrà, il nostro potere sarà ineguagliabile e noi controlleremo tutti i Bakugan esistenti. Ma è terribile! Stanno parlando seriamente. Diventerebbero anche più potenti di Codice Eva. Ma noi glielo impediremo, Drago! Venite, miei servitori! Altri Mectogan! Questa volta vi ridurremo in cenere. Ma con molta grazia, naturalmente. Peccato che ve lo impedirò! Dobbiamo sconfiggere Megmel, Drago! La porta e la chiave sono nostre, Razenoid! Sono arrivati i rinforzi! Ah, ma come siete cariti! Non potete nulla contro il mio maestro! Ciao, ragazzi! Grazie per essere venuti. Cosa credevi? Che ti avremmo lasciato tutto il divertimento? Scordatelo! Mi spiace per come sono andate le cose. Non è che non ci fidiamo di te, ma la posta in gioco è alta e abbiamo dimenticato chi è il nemico. Sta tranquillo. So bene di aver sbagliato anch'io. Possiamo pensare dopo ai baci e agli abbracci. È ora di combattere! Sì, avete ragione. Noi ci occuperemo di tutti gli altri, Dan. Tu puoi affrontare Megmel. Vai e fallo a pezzi, amico mio. D'accordo, lasciatelo pure a me. Possiamo cominciare, sono pronto, Drago! Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Titanium, Dragonoid, Virus, vai! Bakugan, combatti! Bakugan, trasformazione! Ti ridurrò in briciole! Tanta abilità attivazione! Detenisci di fulmine! Ci vorrà molto più di questo! Carta abilità attivazione! Scudo generazionale! Come? Sai fare solo questo? Coraggio, Wolfurio! Oh no, Boulderan! E questi sarebbero i rinforzi! Ora basta, annientiamoli!
Telian! Kristar! Va tutto bene? Sì, sì, ci stiamo soltanto riscaldando un po', state tranquilli. Oh, accidenti! Dana, il nostro potere! Come? Se condividiamo il nostro potere con gli altri, forse loro sconfiggeranno i Mectogan. Sì, è una buona idea, avanti, proviamoci! Che cosa sento? Ho una strana sensazione dentro di me. È vero, la sento anch'io, Wolfurio! Dana e Drago stanno condividendo il loro potere! È una sensazione magnifica, amici! Con tutta questa energia mi sento totalmente indistruttibile. So esattamente cosa intendi. Sono pronto, gente! Fatevi sotto, Mectogan! All'attacco! Io sono Silent Strike! E io sono Vex Fist! Potete chiamarmi Acelerac! Sono Swift Sweep! Hanno chiamato altri Mectogan! Devono avere utilizzato il potere di Dan e Drago! Per me non ha alcuna importanza! È stata una mossa molto stupida, Dan! Hai ridotto i tuoi poteri condividendoli con gli altri! Patetico! Che importa? Sarà ancora più facile schiacciarli! Distruggerò qualunque cosa e la raderò al suolo! Prima dovrai vedertela con noi! Quando sento il richiamo del mio padrone, accorro al suo fianco e distruggo ogni ostacolo! È spaventosamente forte! Indicatemi la via e io brucerò tutto ciò che la intralcia, padrone! Wow, grazie, amico! Forza, ragazzi, attaccate insieme! Quando noi tre ci connettiamo e lavoriamo all'unisono, nessuno può fermarci! Accidenti, è velocissimo! Sì, e la sua abilità in volo è altrettanto notevole! Per quanto siano potenti, non possono niente contro la mia velocità! Combatterò i nemici dei miei padroni e li punirò come meritano! Ora ti mostro che cos'è una vera punizione! Essere un solo Bakugan più forte di tutti e non sarai tu, Drago! Fatti sotto, Dan! No, Drago! No! Non ti permetterò di usare il nostro legame per infliggermi dei danni! Forza! Smescio! Drago! Distruggetemi! Dan! Attento! È arrivato Spectra! Dei Mectogan. A quanto vedo si stanno scontrando contro i Bakugan più forti. Fortunatamente siamo qui per fare pulizia. E aspettiamo allora. Bakugan! Combatti! Bakugan trasformazione! Infinity Helios Darkus, vai! Bakunano Bomba Flop, distruggi! Yeah!
Pensi di poter cominciare a combattere anche tu, Dancuso? Sicuro. Vediamo che cosa sai fare, Drago. È meglio che stai indietro. La tua arroganza non ti farà vincere nel contro. Carta abilità attivazione, detenesse di fulmine. Preparati ad attaccare. Carta abilità suprema attivazione. Meraviglia superiore. Resisti, Razenoid. Più combattono e più energia usano, maggiore sarà il tuo potere. Carta abilità attivazione. Meteore iniettatrice. Scudo generazionale. No, Drago. Continua così, Razenoid. Non fermarti. Carta abilità attivazione. Tribunale di Danuva. Prendi la porta di Drago. Con piacere. E ora il destino del maestro sta per compiersi. Per una volta sembra che tu abbia proprio ragione, Sam. Ti prosciugherò fino all'ultima goccia. Che succede? Tu non mi batterai, Razenoid, né ora né mai! Non accadrà, Drago. Noi abbiamo promesso che avremmo vinto questo scontro, amico! Che sciocchezza! È una cosa che tu non puoi capire. Noi facciamo parte di una squadra di persone che credono in noi e non possiamo deluderle, costi quello che costi. Perciò è certo che sarai tu a perdere, Magman. Esatto, sei finito! La vittoria ci appartiene! L'hanno attivata! Carta abilità attivazione! Vai, colpo massimo del dragone! Maledizione! È meglio andarcene adesso! Torneremo! Guarda, stanno scomparendo! È una cosa incredibile! Fortunatamente Gundalia si è salvata. Grazie ai nostri amici, tutti, nessuno escluso. Bene, fate pure. Qua? D'accordo, mi merito i rimproveri per tutto ciò che ho combinato. E quindi potete anche cominciare. Cosa? Voglio solo stringere la mano al nostro coraggioso leader per dirgli: bentornato, Dan, ci sei mancato molto. Grazie mille. Beh, allora, come ti senti? Io benissimo, e voi invece? Alla grande, mai stato meglio, Dan. È arrivata l'ora di andarci. Sì. Spectra, Helios, non andatevene. Vi ringrazio, amici, ci avete davvero aiutato. Quando vuoi, amico mio, conta pure su di noi. E così questa orribile guerra è giunta alla conclusione, finalmente. Che succede? Drago! Provo una strana sensazione. Come se esistesse un'altra porta come la mia. Non stai scherzando, vero, Drago? No, è come se, quando Razenoid mi ha toccato, avesse preso con sé una parte di me. Ma allora questo significa che Magmal e Razenoid torneranno ad attaccarci. Accidenti, questa sì che è una pessima notizia. Significa che la guerra non è finita, è appena cominciata. Finalmente la porta è mia, ora sono completo. Eccellente. Ora non rimane che prendere la chiave.